Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi porto una notizia che potrebbe, penso, essere interessante, quantomeno essere curiosa. L'arrivo a breve sul mercato cinese e soltanto lì, forse, se gli va bene all'azienda, di due proposte che sulla carta sembrano per assurdo essere anche interessanti. Parliamo di due moto 4 cilindri con il motore 800. Che andrebbero a plagiare bellamente due proposte della Honda, la CB650R e la CBR650R. In effetti non volevo portarvi questo video perché siamo nel campo di quelle aziende che vanno a copiare marchi più blasonati. Però ho notato che, insomma, in diversi erano rimasti colpiti da queste due proposte e quindi vi spiego un po' anche meglio di cosa parliamo. Qualcuno nei commenti qualche giorno fa su YouTube mi ha scritto: "Hai visto che arrivano due moto 800 4 cilindri ad un prezzo di 5.000 euro?" E dopo questa frase mi sono detto: "Magari è meglio che porto un video per spiegarvi di cosa parliamo." Dunque, parliamo di due moto con il motore nuovo 800 4 cilindri di un'azienda che noi non conosciamo, chiamata qualcosa come Jiajue. È un'azienda cinese che vende in patria, vende in Cina, che a catalogo, aperta parentesi, vi lascio il sito ufficiale del produttore cinese nelle info di questo video qui in basso, se magari siete curiosi, volete vedere le moto che vanno a vendere in Cina. Comunque sia, loro hanno un catalogo nutrito, vendono tanti scooter 50, diverse moto e per esempio hanno anche fatto qualche tempo fa una 400 con il motore, con l'estetica della vecchia Kawasaki Z1000, una moto quest'ultima della quale vi ho parlato, se non sbaglio, circa 1 o 2 anni fa. Anche in quel caso parlavamo come oggi di un plagio, ma verso la Kawasaki. Comunque sia, ecco, l'azienda, questa Jiajue, come si pronuncia, ha annunciato che stanno mettendo in commercio in Cina queste due proposte, due moto che ricordano la Honda CB650R e la CBR650R, ma per assurdo, come dice il nome, tecnicamente sono anche messe meglio come motore rispetto alle proposte Honda e anche come strumentazione. Per quanto riguarda le moto, qui di fianco vi lascio la prima. Questa è la nuova CN800 Zen, sarebbe la Naked, e noterete prima cosa che l'estetica è una copia spudorata della CB650R. La moto praticamente è identica. Anche la zona comunque del faro, le plastiche non sono al 100% uguali, cambiano anche le colorazioni, però comunque sia, capite che la moto praticamente è una copia spudorata. Per quanto riguarda le caratteristiche di questa moto, invece, come motore abbiamo un bel 4 cilindri con cilindrata 796, con una bella potenza e con una bella coppia. La seconda moto invece è la sportiva, sempre stesso motore 800, 4 cilindri, chiamata CNR800. Notate anche poi la similitudine nella sigla CBR, CNR, CB, CN, quindi proprio hanno copiato tutto, anche il nome. La sportiva, stessa cosa, della Naked, dell'estetica è praticamente la stessa. Quindi possiamo tranquillamente dire che le due moto sono anche carine perché sono uguali alle due moto Honda, che sono effettivamente delle moto molto belle e che vanno molto forte, per esempio, sul mercato europeo. La cosa però interessante e che magari ha più fatto discutere e anche fatto riflettere è che montano un motore bello cattivo, bello grosso. In genere queste aziende cinesi vendono sempre moto con cilindrate 200, 250 che vanno in Cina, no? O in Asia, con cilindrate magari 300, al massimo 400, 500, no? Come la copia della Z1000 vecchia. Invece qua addirittura l'azienda è arrivata a spingersi su un motore 4 cilindri 800. Che potenza hanno queste due moto cinesi? Allora, pensate, ben 117 cavalli a 10.500 giri e ben 93 Nm di coppia a 9.500 giri.
Praticamente, per farvi capire di cosa parliamo, la potenza e la coppia di una Yamaha MT-09, quindi effettivamente è un motore bello bello spinto. Per fare un paragone veloce, la Honda con la sua CB650R o la CBR650R monta un motore molto più contenuto, molto più limitato. Sono moto con motore 4 cilindri, 650, potenza 95 cavalli per essere comunque dentro il limite delle patenti A2, quelle moto che si possono depotenziare e poi ripotenziare per A3, e una coppia molto molto più bassa di circa 63 Nm a 9500 giri. Per fare un paragone anche in questo caso, discorso coppia e differenza, è come se provaste prima una Yamaha MT-07 e poi una Yamaha MT-09, che sono due moto di categoria diversa, naked entry level e naked media. La differenza di coppia è la stessa, mentre la potenza c'è una differenza più elevata. Però comunque sia, ecco, queste moto della casa cinese hanno un motore molto molto più spinto e molto più interessante rispetto a quello delle proposte della Honda. E questa cosa fa riflettere sia per la capacità che hanno raggiunto comunque le case cinesi di produrre questi tipi di motori, quindi non sono più case che producono motorette giocattolo, ma arrivano anche a produrre moto serie, e fa anche riflettere sul fatto che se c'è arrivata un'azienda cinese, perché la Honda ancora aspetta a mettere in commercio controparti della CB e CBR, ma con motori un po' più grossi. Alla fine sono moto le CB e CBR, le 650, che vendono bene. Honda vende bene praticamente tutto, e secondo me ci starebbe magari l'arrivo effettivamente di una versione più grossa rispetto al motore 650, magari un 800, un 900. Secondo me sarebbero due proposte che venderebbero bene anche sul mercato comunque europeo. Poi comunque sia, se in Cina qualcuno è disposto a comprarsi queste moto, secondo me in tanti lo sarebbero anche sul mercato europeo. Comunque sia, il motore è questo, di queste due 800 cinesi. Per il resto, ciclistica interessante, se vogliamo, abbiamo un impianto frenante che vedete qui di fianco, che è firmato addirittura Nissin, con l'ABS a doppio canale, e abbiamo anche come ciclistica Kayaba. Per quanto riguarda invece la strumentazione, pensate, la Honda monta uno schermino LCD che non è il massimo della vita, LCD negativo, invece questa proposta cinese monta addirittura un bello schermo TFT, che è quello che vedete qui di fianco, che ricorda molto nel layout, nello stile, alcune moto recenti della Triumph e anche della Ducati. Insomma, la moto, questa CN800 e CNR800, sono due plagi palesi della Honda, prendono e scopiazzano di qua e di là, però effettivamente alla fine vengono fuori due moto anche che potrebbero essere interessanti nel caso impossibile che arrivassero anche in Europa, no? Ma la cosa forse ancora più assurda è il prezzo. Queste moto in Cina dovrebbero costare l'equivalente dei nostri 4.500-5.600 euro. Quindi pensate, noi in Europa con questa cifra, 5.000 euro per esempio, ci compriamo una Yamaha XSR125, una, non lo so, MT125, una Duke 125 o una Husqvarna Swapline 125, comunque tutte moto 125 o al massimo Royal Enfield con le sue 350, no? Invece in Cina riescono a offrire moto di questo tipo ad un prezzo di 5.000, massimo 5.600 euro. E anche questa cosa, secondo me, dovrebbe un attimo far riflettere. Poi magari sicuramente come lavate la moto al lavaggio, magari la plastica cambia colore o magari si sgretola, magari frenate e perdete la ruota, però comunque sia. Cioè, mi hanno detto che comunque, ecco, i cinesi sono comunque arrivati a un certo livello di tecnica e non sono più quelle moto giocattolo che si rompono da sole di 10 anni fa. E quindi secondo me è capace anche che a livello comunque di prestazioni e anche di affidabilità siano anche dei prodotti abbastanza, secondo me, interessanti e equiparabili a proposte magari di altre aziende, no? Capace che sia così. Comunque sia, ragazzi, per chiudere questo video, sono due moto che da noi non arriveranno mai, quindi inutile anche fare troppe discussioni, però volevo un attimo informarvi, insomma, che arriveranno in Cina queste due proposte, a meno che Honda in qualche modo non blocchi tutto. Per
Però ecco, in Cina questo fenomeno qua di plagiare proposte di brand europei o giapponesi è un fenomeno che va molto di moda. Vi ho parlato anche nei mesi passati, per esempio, di altre moto, per esempio la Finja che copiava la Ninja, no? O anche l'Africa Twin cinese, insomma, le fanno queste cose cinesi e oh, in Cina va così. Comunque, da questo video è tutto, magari nei commenti fatemi sapere se potrebbe interessarvi una moto di questo tipo, però fatta dalla Honda. Se una CBR 800, mettiamo R, potrebbe interessarvi. Una sportiva 800, 4 cilindri, magari con un motore di circa 120 cavalli, potrebbe interessarvi. Alla fine la CBR 650R costa nuova 9.200 euro. Magari, capite, una versione più grossa 800 potrebbe costare un 12.000 e fatemi sapere se magari potrebbe effettivamente interessarvi. Potrebbe magari essere in futuro una rivale della, speriamo che arrivi, Yamaha R9. Quindi magari da questa notizia uscirà qualcosa di buono e magari Honda penserà di effettivamente produrre qualcosa di più grosso rispetto alle 650. Secondo me avrebbero molto successo in Europa. Da questo video è tutto, vedete like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram di Nebecker Ufficiale, noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!